ci fatto un bello babà rustica napoletano. Quindi babà salato napoletano. Ok. Andiamo all'assaggio. La madre ti consola veramente. Favo lì, capo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Ciao, ma Salvatore. Cosa stiamo preparando di buono? Vedo farina, salumi, uova. Sì, ne sapete, stamattina mi tengo qualche roba in due frigoriferi. A storia di fare un rustico alla napoletana. Ma ci preparo troppo che farina, due uova, a messa a messa. Aggiungiamo 300 per me latte, guarda. Tiepido. E metto un lievito dentro, guarda. Un lievito intero? Sì. 300 grammi di latte? Sì. Mo scegliamo, metto un lievito. Andiamo a sciogliere il lievito. Sì. Facciamo che in mano, se non facciamo mai niente. Quindi si deve sa babà salato napoletano. Sì. Un rustico? Sì. Ma invece lo dotto, che sta in sogno, che si può fare male, facciamo questo qua. Poi questo è più veloce, penso. È più veloce e poi non fa male come... Come il tuo. Che sta in sogno. Non è dietetica. Però si può più mangiare. Poi mettiamo 600 grammi di farina. 600 grammi di farina. Ecco qua. Si deve stare sempre tutto a mano? Tutto a mano. Un bicchiere d'olio di girasole. Un bicchiere d'olio di girasole. Sì. Andiamo a abbassare. E impastiamo. Impastiamo, impastiamo. Mettiamo tre uova. E uno. Uno, due, tre. Andiamo a sciacquare in mano. Impastiamo. Impastiamo, impastiamo. State sempre abbastanza. Sempre abbastanza. Vabbè, per cagnare ogni tanto mi cambiamo qualche sì. Cosa. Poi arriva l'estate, cominciamo a fare pranzo estivo. Questi sono gli ultimi tempi, anche se già fa caldo. È vero. Zia Teresa, sale? Sale. Zia Teresa, va d'occhio. Sì. Nel caso, due cucchiaini di sale. Sì. Pepe. Il mio pepe. Il pepe, il sorriso di Zia Teresa, quanto un poco, basta? Un poco. E mettiamo un po' di formaggio. Pecorino. 80-100 grammi. 80, più metti, più lo trovi. A gusto. A gusto. Tutti saranno miscati. Sa, pancetta, salame, mortadella, svizzera, formaggio, tutto quello che ci sta qua dentro. Andiamo ecco qua. Ad inserire i salumi già tagliati. E ora mischiamo tutto questo. Mischiamo tutto. Se deve, quindi abbiamo imburrato e infarinato la forma per il nostro babà sì. Salato. Sì, così non si attacca subito. Non si attacca. Vogliamo aggiustare. Lo aggiustiamo. E io lo mettiamo a crescere. Zia Teresa, lo mettiamo a crescere? A crescere, sì. Coperta? Ok. Ecco qua. A dopo, ci vediamo tra un'oretta. Un'oretta. Zia Teresa, un'ora abbondante è passata. Ah, sì. Andiamo. La chiamiamo con no e ci mangiamo. Vediamo, ecco qua. Eccolo qua, che bello. Ecco qua. Andiamo al forno. Per quanto tempo? Siamo 40-45. 40-45 minuti, 180 gradi. A dopo. Zia Teresa, ecco babà salato pronto? Prontissimo. Eccoci qua, che bello. Adesso lo facciamo raffreddare, andiamo sì. Al taglio e ci mangiamo. Ok. Guarda qua, guarda. Ma quanto è venuto mangiare. Bello, Zia Teresa. Dice la verità. Ecco qua. Alzate un po' la fetta, fate vedere. È pure morbido. Mamma mia, bellissimo. Bellissimo. Andiamo all'assaggio? L'ho fatto. Un bello babà rustica napoletano. Quindi babà salato napoletano. Ok. Andiamo all'assaggio. La madre ti consola veramente. Favo lì, capo consolato.